Salve ragazzi, dal vostro Tonio Reviews. Quest'oggi per la mia rubrica recensioni veloci andrò a effettuare un breve test con una padella che mi è arrivata qualche giorno fa ed è una padella della Fissler, che è un'azienda tedesca che produce oggettistica per cucina. In particolare questa è la versione Alux Premium da 28 cm di diametro. In pratica questa padella può essere utilizzata sui normali fornelli a gas, quelli ceramici, quelli a induzione, quindi ha una versatilità davvero elevata. Come potete vedere qui vi è anche il manico che ha un sistema di sicurezza per quando andate a prendere la padella, in modo tale da non ustionarvi con le fiamme alte. E all'interno possiamo notare una scala graduata che ad esempio vi potrà aiutare se la utilizzate con dei liquidi. Altre informazioni utili su questa padella che vengono riportate è che il fondo è Universale Cookstar ad elevato risparmio energetico, con il tramite il quale vi è un alto assorbimento del calore e una distribuzione uniforme. Il rivestimento antiaderente è di tipo Protectal Plus, quindi è estremamente duro e di lunga durata. Poi, come vi ho detto, c'è il manico di sicurezza per evitare ustioni con fiamme alte e la scala graduata. Vi posso garantire che il materiale di costruzione è davvero 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 di qualità elevata ed è molto robusto. Sono andato ad aggiungere il guanciale così a crudo e potete vedere che si è già formato il primo accumulo di grasso sciolto dal guanciale. Purtroppo ho dovuto comprare quello confezionato perché non c'era al bancone. Il guanciale sta sfrigolando alla perfezione e vi dico che praticamente anche i fumi emessi non sono tantissimi. Ho notato che il riscaldamento avviene davvero in tempi brevissimi, pur avendo messo la fiamma neanche ad un livello elevato, quindi diciamo che la temperatura viene raggiunta in pochissimo tempo. Ovviamente ho già fatto la cremina con il pecorino romano e tanto 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 pepe. Ovviamente il nome carbonara deriva dal fatto che alla fine della cottura deve sembrare nera quasi come il carbone, grazie alla quantità di pepe che viene aggiunto. Io ho messo per questioni di praticità un uovo intero, ma andrebbe messo soltanto l'uovo, il rosso dell'uovo, quindi vabbè, tanto comunque è solo una dimostrazione della padella. Dicevo, la cremina l'ho già creata. Con un uovo intero va messo, vi ricordo, soltanto il rosso, tanto pecorino romano e tantissimo pepe. Ora devo aspettare che si cucina la pasta. Ho provato a fare gli strozzapreti, quindi proviamo. Ho scolato la pasta mantenendo l'acqua di cottura e adesso sto iniziando a mantecare, che si andrà a legare con l'amido. Fiamma viva. Ho aggiunto la cremina, andiamo a girare in modo tale che non si vada a cuocere. Alla fine gli ho dato un'altra spolverata di pecorino e un'altra spolverata di pepe e andrò a mangiare. Certo non mi è uscito chissà cosa perché ovviamente vi ho detto gli ingredienti li ho un po' storpiati, ma comunque era solo per riuscire a darvi un'idea di come funziona questa padella della Fissler, che diciamo sicuramente sicuramente ha nell'antiaderenza uno dei suoi punti di forza. L'andrò a testare anche con altri cibi quali carne e pesce, anche perché è stata progettata appunto per tutti quei cibi che si vanno ad attaccare sui fondi pentola o padella. Quindi diciamo che al momento la promuoviamo a pieni voti.